Bambini e giovani sono loro ad aver maggiormente patito per l'isolamento a cui sono stati costretti per quanto riguarda il periodo di lockdown determinato dal coronavirus. Soprattutto per chi era abituato a tanti impegni quotidiani in compagnia dei coetanei e non solo. Tanti aspetti della vita sono cambiati improvvisamente e adattarsi alle novità non è sempre facile, soprattutto in periodi complicati come quello che stiamo vivendo. Inoltre, durante le misure di chiusura decise con la costrizione tra le mura di casa, sono emersi disagi e malesseri che spesso, in molti casi, già esistevano prima dell'emergenza, ma acuitisi con questa condizione. Sul particolare aspetto è intervenuto il responsabile di Eagro Solidale, Porfidio Monda. L'unico modo per uscire da quelle che potrebbero essere delle situazioni di depressione che sicuramente possono colpire persone particolarmente vulnerabili o particolarmente sensibili, e certamente gli adolescenti hanno una vulnerabilità strutturale in sé, è quella di trovare il modo di superare le forme di distanziamento fisico. Per quanto possibile, cercando di recuperare quantomeno una relazionalità, anche se mediata da quelli che possono essere gli strumenti digitali. È ovvio che il distanziamento fisico può determinare forme di isolamento che possono far scivolare in situazioni di depressione quelle fasce o quei ragazzi particolarmente vulnerabili e già strutturalmente vulnerabili. Poi bisogna entrare in un ordine di idee che le difficoltà che si incontrano nel corso della propria vita dobbiamo imparare a gestirle, laddove possibile a conviverci se non possiamo superarle. E questo ovviamente può comportare sicuramente degli impatti dal punto di vista degli equilibri psicologici. E dobbiamo cercare invece di lavorare a promuovere, a produrre, a rafforzare la resilienza, dove per resilienza intendiamo il fatto che ci dobbiamo adattare a situazioni che possono essere al momento non modificabili. Questo può valere adesso per la situazione legata all'epidemia, ma vale per le situazioni economiche, vale per le difficoltà ordinarie della vita.